Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del colpo al Cracking Bell. Ora andremo con la quarta preparazione del suolo da Vincent. So I understand that Vi your MO ricordo is di up to date, iscrivervi così evitarmi di raggiungere più velocemente i 1000 iscritti. Se vi fa piacere anche un like, non è mica dispiaciuto. Non mi dispiace di sicuro, andiamo con la missione. Cosa devo fare? Il treno non ho capito. Crimine di disorganizzazione, crimine disorganizzato. Ah no, ok, siamo praticamente dopo la finale, scende il crimine. Ah ok, quindi questa è l'ultima preparazione, il terzo. Sì. La quarta preparazione, poi c'è il gesto del colpo, come lo credo. Mi hanno dimenticato di metterlo in difficile. Crimine disorganizzato, quindi andiamo con il Vincent. Mi passerà dal Cracking Bell sul Center Boulevard. Vi spiegherò cosa sto facendo. Ok, andiamo. Ok, giunto il momento di portare lo scompiglio nella catena di fornimento del cartello. Dobbiamo gettare nel caos che quando la fabbrica arriverà il treno con la nostra consegna non programmata, ci lasceranno passare. Il nostro obiettivo primario è localizzare e poi sabotare i loro furgoni delle consegne. L'obiettivo secondario è trovare la scheda d'accesso che consente di entrare nelle aree riservate della fabbrica. Ah, se è procurato se poi una carta. Vabbè, potrebbe tornare tutto per intrufolarsi nel poi sabotare il treno. Aia. Leggere e guidare non è il massimo. Ok, ti ricordi quel portale che mi hai procurato? Ci ho trovato dentro una tabella. Secondo cui i furgoni delle consegne si metteranno in marcia a breve. Ecco, ha creato tutti i furgoni con i dati GPS per trovare il porto in cui viene caricato la droga. Il premi E mi ha fatto anche il clacson. Sul contempo che capisco di starti a crati, occhio. Sì, beh. Cavoli. Eh? Prendere pendolo potrebbe farti guadagnare tempo facendo passare per uno di loro. Potrebbe passare lo sfogo. Ok, quindi potrei andare in camion, non ho capito. Bene. Oh, andiamo via così. L'altro dov'è? Non viene anche l'incontro verso di me. Quanti sono questi? Ah, ok, solamente due, pensavo di più. Non c'era un borsone che hanno buttato a terra anche. Vabbè. Per fare se gli artisti vivono i compari al garage. Non aspetteranno mai di un attacco coordinato, pensando che è una giornata come tanta a Los Santos. Iniziano a dividere ricorda che non fa miracoli. Con un volto così riconoscibile prima o poi si avvaggeranno di te.
Di qua? Sì. Questo sarebbe il garage del cartello. Ok, non lo so, aspetta, se lo aspetto più facile, la fabbrica non si aspettano le nostre visite. Davide Furgone, prendi una scheda d'accesso e se cancelli le restrizioni delle telecamere non sapranno chi è stato. Se però vuoi assaltare in aria il furgone, ci sarà modo di mantenere un basso profilo. Non c'era il tuo arrivo a tutto il cartello, però è forse il tuo stile. Ancora, quel trasferimento non ti consentirà di andare ovunque ti pare, in quel posto. Il commerciantista non può accedere dappertutto. Allora, temo che più di una volta che lo provo, per aver toppato per conto mio, lo fa lo stealth. Una volta però non so perché ho preso il trapping per spawnare le cassette di sicurezza per prendermi una scheda di accesso e mi è scattato cioè, almeno qualcuno mi ha rilevato, non ho capito il perché, ma vabbè. Proviamo tutto. Sperando non avremo più problemi. Almeno ora lo farò più velocemente, sicuro. Anche perché so che posso usare le armi silenziate tranquillamente. Anche meglio far fuori tutte quante le guardie, così non mi rompono le scatole. Andiamo su lo stanzino qua di fronte che vado a disattivare le telecamere. Cos'è quel puntino azzurro verde lì? Dati cancellati, questo quindi è fatto. Cediamo questi due qui. Non ci sono più problemi. Ah, ok, il trapano segnato con un puntino verde. Prima l'avevo trovato da un'altra parte, l'avevo trovato qui sul banco. Cambia anche posizione, anche il trapano. Ma si è rilevato, l'ho rilevato facilmente. Adesso sistemo questi due qua dentro. Uno. Una, due. Poi voglio sistemare quello in fondo. Questo qui. Sono i due qua dentro. Li elimino che così non ho più problemi. Tutti quanti siete tutti di armi. Perché ho un'arma col caricatore vuoto, vabbè. Devo sistemare anche questo, quindi lo metto qua dentro. Uno e due, Ananna. Ok, posso dedicarmi gli armi dietro in tranquillità. Ok. Ci sono altre guardie, sono arrivate. Minchia. Ok, sparito la tranquillità. Ok. Qui i testimoni. Dove l'altro? Ok, adesso dovrei stare tranquillo. Ok, sì, posso stare tranquillamente ora. Ah, quindi c'è un altro giro di guardia dove che entra.
Prima non stavo neanche guardando la minimappa né nulla. C'è anche quando stai trapanando il cerchio rosso sulla minimappa che segna che fai rumore. Ok, boh, io comunque svuoto dappertutto ora. Se nessuno viene a rompere scatole, me lo faccio tutto tranquillamente. Comunque il riciclaggio del colpo del casino, questa roba qui. Completamente anche le animazioni. Ok, è finito. C'è solamente l'altra parte adesso. Sì, da una parte anche dall'altra. E i moni sono miei. Sicuramente le casse di accesso. Ah, ok, sono venuto fuori adesso. Casse di accesso, ti ringrazio quando sarà il momento di attaccare la fabbrica. Se siamo prima esci da lì, prima probabilmente in alto il piano. Vuoi che siano tutti quanti vuoti adesso questi? No, ci sono i soldi da prendere. Ma sono anche segnati. Andiamo anche di qua allora. Un piccolo extra probabilmente. Vediamo, almeno vedo se conviene farli o no. Vuoto. Sì, ma comunque ogni tanto veniamo fuori un sacchettino o qualcosa. Probabilmente fatto quello basta. Se hai trovato le chiavi non viene fuori più nulla. Ok. Non posso prendere e scappare. Ma no. Ok. So che ignoro le nostre intenzioni, guarda qui che cicca, dobbiamo procurarci casse di ciò che è abbastanza grandi da poterci nascondere dentro. Esatto, saremo stati al cavallo di Troia per infiltrarci una cavra. Cerca una cassa utile allo scopo, prendila e portala alla base. Quindi basta rubare il camion. Posso prendere questo? Vai! Ingranaggio di Vincent e così sono anche a posto. Non so come farmi senza questo garage, grazie al cielo SDI ha così tanto da fare da non sapere più neanche che esista. Grazie a te per avergli dato tanto da fare con gli altri tuoi. Ah, chissà con cosa. Gli ho dato da fare. Ok, sono arrivato anche a consegnare le porte di Vincent. Ah, dove lo devo mettere? Adesso può fermarci ora. Consegna, ok, l'ho consegnato io. Devo abbandonare la zona ora? No, ok. Bene, grazie per avermi seguito. Ci vediamo nel prossimo video.